Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara, dove sono stati sequestrati altri centri cottura che servono le mense delle scuole di Pescara. Intanto proseguono le indagini per chiarire la vicenda che ha causato problemi gastrointestinali ad oltre 200 bambini. Anche l'amministrazione comunale continua a lavorare in questo senso, il servizio di Paolo Renzetti. Sequestrati altri centri cottura delle mense delle scuole di Pescara. Assessore Cuzzi, si continua a lavorare, proseguono le indagini, anche il comune attende di conoscere ulteriori novità su quanto accaduto. Sì, innanzitutto ringraziamo le autorità che stanno effettuando un grande lavoro su questo fronte. Noi abbiamo dal canto nostro incontrato la scorsa settimana i genitori, i legali dei genitori, faremo fronte comune su questa situazione. Il nostro obiettivo è avere un nuovo gestore per il servizio mensa della città di Pescara e sicuramente far nascere con i genitori un percorso condiviso per tutelare i nostri ragazzi che sono il patrimonio più grande della nostra città. Vogliamo ricordare che l'amministrazione comunale e il comune di Pescara sono parte lesa in questa vicenda. Sì, noi siamo parte lesa insieme ai ragazzi, insieme alle famiglie di questa triste storia e sicuramente ci auguriamo da un lato che i responsabili pagheranno per quanto accaduto, attendiamo l'esito delle attività giudiziarie e dal canto nostro sicuramente siamo impegnati affinché ci sia, come ho detto prima, un nuovo gestore per il servizio mensa della città che possa garantire dei livelli qualitativi ottimali. Cronaca adesso, andiamo nel Teramano. Un imprenditore agricolo di 39 anni è stato ferito con tre coltellate al culmine di una lite da un suo dipendente. A ricostruire l'episodio sono stati gli agenti della squadra mobile di Teramo, intervenuti con i colleghi della Volante nel recinto dell'azienda alla periferia della città. Il titolare dell'azienda stava litigando con il suo dipendente, un 42enne, per motivi legati alla mungitura delle pecore. All'improvviso il 42enne ha estratto il coltello con una lama di 7 centimetri, ferendo l'altro all'addome, al torace e ad un braccio. Soccorso e trasferito all'ospedale di Teramo, l'uomo è stato giudicato guaribile in una decina di giorni e dimesso in nottata. L'aggressore, poi rintracciato dalla polizia, è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma bianca. Un'altra notizia di cronaca: restiamo sempre in provincia di Teramo. È rimasto oltre 14 ore con una gamba fratturata al riparo di due piante nella boscaglia dei Monti della Laga tra le frazioni di Riano e Tevere, nel territorio del comune di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo. Un 82enne di cui si erano perse le tracce ieri all'alba. Le squadre di ricerca coordinate dalla prefettura di Teramo hanno individuato l'anziano nella notte ai margini di un fossato dove l'uomo era caduto fratturandosi un femore. Quando si è reso conto della presenza dei soccorritori, li ha attirati esplodendo alcuni petardi che portava con sé. Uomini del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e Vigili del Fuoco sono stati impegnati fino alle 4 nelle operazioni di recupero dell'uomo, che è stato poi trasferito e ricoverato in ospedale a Teramo in buone condizioni. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri forestali, volontari della Protezione Civile dei gruppi Cives di Teramo e di Torricella Sicura, oltre a familiari e a compaesani. Torniamo a Pescara adesso, settimana di interrogatori a Pescara nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, su cui il 18 gennaio dell'anno scorso si è abbattuta la valanga che ha causato 29 vittime. Da oggi alla via gli interrogatori degli indagati dell'ultimo filone, legato soprattutto alla mancata realizzazione della carta regionale del pericolo valanghe. Hanno preso il via questa mattina gli interrogatori dell'ultima tranche di indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 vittime. Questo filone ha acceso i riflettori anche sull'operato di diversi livelli politici e dei vertici regionali e mira ad individuare eventuali responsabilità nella mancata redazione della carta di localizzazione del pericolo da valanghe. Tra i 15 indagati di questo filone
ci sono il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex governatori Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Il calendario odierno prevedeva l'escussione da parte del procuratore Serpi e del sostituto Papalia di tre tecnici: Carlo Visca, direttore del Dipartimento regionale di protezione civile dal 2009 al 2012, Giovanni Savini, direttore dello stesso dipartimento per tre mesi nel 2014, e Vincenzo Antenucci, dirigente del servizio prevenzione rischi e coordinatore del Coreneva dal 2001 al 2013. Domani invece sarà la volta dell'ex governatore Ottaviano Del Turco, dell'ex vicepresidente della giunta regionale Enrico Paolini e degli ex assessori con delega alla protezione civile Tommaso Ginoble e Mohamed Srur. Il 21 giugno toccherà all'ex governatore Gianni Chiodi e agli ex assessori alla protezione civile Daniela Stati e Gianfranco Giuliante. Infine il 26 di giugno compariranno davanti ai magistrati l'attuale presidente della regione senatore Luciano D'Alfonso e l'attuale sottosegretario alla presidenza con delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Gli interrogatori si concluderanno il 27 di giugno, quando saranno ascoltati Silvio Liberatore, responsabile della sala operativa della protezione civile, e il dirigente del servizio di programmazione di attività della protezione civile Antonio Iovino. Nello stesso troncone dell'inchiesta è indagato anche l'ex direttore regionale Cristina Gerardis, che però ha già reso dichiarazioni spontanee. Gianni Chiodi, ex presidente della regione Abruzzo, torna a riflettere sulla sua esperienza giudiziaria dopo l'assoluzione dal reato di peculato. Chiodi questa mattina ha partecipato a Teramo ad un incontro a sostegno del candidato sindaco Giandonato Morra, alla presenza del senatore Gaetano Quagliariello, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Dopo l'assoluzione da parte del Tribunale di Roma perché il fatto non sussiste, l'ex presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi torna a riflettere su questa sua esperienza devastante soprattutto a livello umano. Chiodi, giudicato con rito abbreviato, era stato accusato a vario titolo di peculato e truffa aggravata per fatti risalenti ad un periodo compreso tra il 2009 e il 2012 riguardanti l'utilizzo improprio delle carte di credito regionali. Che esperienza è stata la sua? Da un punto di vista umano devastante, cioè quando tu ti senti accusato di cose che non hai commesso e su quello si fonda poi un bailam mediatico impressionante al quale non puoi reagire, e ti senti impotente, ingiustamente colpito e quindi non ti senti bene. Quanti anni lei ha dovuto soffrire prima di arrivare a questo risultato? 4 anni, ma perché ho scelto il rito abbreviato. Quali sono state le conseguenze politiche di tutta questa vicenda? Ma sono state le meno importanti, per quanto molto rilevanti. La più importante è stata da un punto di vista familiare, personale, con le figlie, insomma questa è la cosa fondamentale. Secondo, sul piano professionale, perché peculato è un reato brutto, è un reato pesante, è un reato infamante. Per uno che opera con la magistratura, anche da un punto di vista professionale, con le procedure fallimentari, è chiaro che non può più avere occasioni di lavoro come aveva nel passato. Politicamente è evidente a tutti, insomma, che cosa è accaduto. Mi davano tutti per perdente, nessuno si voleva più candidare con me, riuscì a fare a malapena 4 liste, 3 di partito e una che riuscì a fare all'ultimo momento, gli avversari ne avevano 8, faccio un esempio. C'erano tutti quelli che magari erano prima, mi avevano assicurato la candidatura all'interno del mio raggruppamento, che poi molti di loro si candidavano col centro-sinistra perché Chiodi era perdente. E quindi è una elezione che ha risentito fortemente. Avrei forse perso, forse vinto, non lo so, ma certamente mi è stato creato un macigno, una barricata altissima affinché questo non accadesse, insomma, che non fossi competitivo. L'ex presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi ha partecipato a Teramo ad un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giandonato Morra, insieme a Rodolfo De Laurentiis e al senatore Gaetano Quagliariello. Quest'ultimo ha definito Teramo capitale delle zone interne dove combattere lo spopolamento attraverso il turismo. E a proposito del ballottaggio per il Comune di Teramo, questa sera, vi ricordo, secondo e ultimo appuntamento con la nostra trasmissione, l'appello del candidato speciale ballottaggio alle 21, faccia a faccia proprio tra i candidati sindaco per il Comune di Teramo. Giandonato Morra per il centrodestra e Gian Guido D'Alberto per il centro-sinistra. E allora ascoltiamo un estratto della trasmissione di questa sera in cui si parla dei mancati apparentamenti per il secondo turno. La questione apparentamenti è stata, per quanto mi riguarda, chiara fin dal primo turno.
Io mi sono espresso sempre in senso contrario, sia in termini di proposta, di apparentamento, eventuale accettazione, perché credo che comunque si debba andare avanti con questa proposta, con grande coerenza, che sarà messa in campo con grande coerenza fin dal primo turno. In questa fase noi ci siamo aperti ad un confronto non tanto e non solo con i candidati alla carica di sindaco sconfitti al primo turno, ma soprattutto con i cittadini. Abbiamo chiesto un apparentamento, se possiamo utilizzare così questo termine, ovviamente non tecnico e non formale, alla cittadinanza, alla domanda se dobbiamo aspettare qualcosa nei prossimi giorni. Io risponderei serenamente di no. Ero stato chiaro anche perentorio sugli apparentamenti, l'avevo detto sui giornali, l'avevo detto in ogni intervista e avevo detto che non avrei fatto apparentamenti, quindi non c'è stato nessun apparentamento che ha dato male, in quanto tutti sapevano che non li avrei fatti. C'è anche un motivo specifico: l'apparentamento formale poi presuppone anche il venir meno di alcuni candidati eletti con il sindaco di riferimento ad onta di altri. Mauro Di Dalmazio ha detto che ha lasciato liberi i suoi elettori, Cavallari ha lasciato liberi i suoi elettori, poi da una battuta simpatica di apprezzamento nei miei confronti si è costruito 3 giorni di tutto e il contrario di tutto. Credo che in una piccola città ci possano essere delle stime reciproche, ma non soltanto fra le persone di cui sto parlando adesso. E dunque vi ricordo questa sera a ore 21 l'appello del candidato faccia a faccia tra i due candidati sindaco al comune di Teramo, Gianguido D'Alberto e Gian Donato Morra, che avete sentito nell'estratto precedente. Cambiamo adesso argomento, andiamo a Chieti, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Chieti, Giuseppe Gianpietro, traccia un bilancio dell'anno scolastico appena terminato. Secondo l'assessore è stato positivo, con tante attività svolte in sinergia con le scuole, nonostante la cronica mancanza di risorse. Lo ascoltiamo. Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Chieti, Gianpietro. Tracciamo un bilancio, almeno per sommi capi, di questo intenso anno scolastico che si è appena concluso. Ha usato bene il termine intenso. Effettivamente abbiamo fatto, come d'altra parte tutti gli anni, veramente tantissime iniziative insieme a tutti e quattro gli istituti comprensivi, ma anche insieme al GBVICO, per cui devo dire che anche quest'anno il bilancio lo trovo assolutamente positivo. Considerate pure alcune attività che abbiamo fatto e che hanno riscosso successo anche a livello nazionale, per cui ritengo che anche quest'anno, ovviamente nonostante le difficoltà che tutti i comuni hanno, abbiamo raggiunto dei traguardi veramente importanti. Voglio citare in maniera particolare anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che hanno fatto, d'altra parte come tutti gli anni, grandissime attività con risultati veramente sbalorditivi sotto tutti i punti di vista, e devo dire che questo lo dico con orgoglio. Ecco, tutto questo anche a fronte della cronica carenza di fondi che attanaglia un po' tutti i comuni italiani, segno che con una buona programmazione si può comunque lavorare bene, si possono comunque ottenere risultati. Con una buona programmazione e con la sinergia insieme a tutte le scuole, insieme ai dirigenti scolastici e docenti, ritengo che abbiamo fatto veramente un grande lavoro. Ovviamente le difficoltà che tutti i comuni hanno nelle risorse, ovviamente, che sono pressoché azzerate, devo dire che qualche anno fa magari nel capitolo di iniziative scolastiche avevamo qualche fondo, diciamo che negli ultimi anni ne abbiamo pressoché azzerati, però nonostante questo non deve servire da alibi il fatto di non avere risorse per non fare attività. Andiamo all'Aquila adesso, dove il 21 giugno per la prima volta giornata regionale dei servizi pubblici verranno presentati dati importanti sulle aziende pubbliche. Daniela Rosone. Promossa da Confservizi CISPEL Abruzzo, la Confederazione Regionale dei Servizi, il 21 giugno all'Auditorium del Parco all'Aquila, e per la prima volta ci sarà la giornata mondiale dei servizi pubblici riservata alle aziende dei servizi pubblici abruzzesi. Mentre all'interno dell'Auditorium del Parco si svolgerà la tavola rotonda, all'interno ci saranno le aziende che faranno vedere ciò che fanno. Era presente alla conferenza stampa di presentazione anche l'assessore del comune Carla Mannetti, che ha la delega alle partecipate, il servizio
servizio pubblico locale è molto importante, del resto rappresenta il braccio operativo di un'amministrazione. Per la prima volta all'Aquila si tiene questa giornata, che servirà sicuramente per un confronto tra le aziende ed enti gestori dei servizi pubblici, ma anche con tutti coloro che hanno poteri e responsabilità importanti per rendere efficiente ed efficace il servizio pubblico, e quindi la regione, i comuni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e consumatori. Questo vuole essere in sostanza il significato concreto della giornata regionale dei servizi pubblici promossa dalla Confservizi CISPEL. L'obiettivo è rendere al territorio della regione e ai cittadini un servizio sempre migliore. La giornata mondiale dei servizi pubblici noi oggi è una ricorrenza, in quanto è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992. Assemblea Generale dei Servizi Pubblici, che vuole rimarcare quello che è l'utilità del servizio pubblico, coinvolgendo la comunità e facendo capire quali sono le vere risorse e i veri, diciamo, rappresentanza di tutto ciò. Faccio un esempio, penso alle risorse idriche, penso alle risorse ambientali, penso al discorso ovviamente della mobilità, penso al discorso dei rifiuti, e se noi consideriamo come oggi la comunità possa usufruire in modo migliore e far sì che ci sia un'applicazione giusta di quello che possono essere i servizi pubblici, anche per la tutela e la salvaguardia del territorio. In questa giornata ci saranno anche le aziende che si occupano del pubblico. Cosa c'è ancora da fare per le aziende che si occupano del pubblico? Quali sono le maggiori difficoltà oggi? Le maggiori difficoltà sono quelle di fare i conti con i bilanci, come sempre per ogni azienda, però in questo noi lo sforzo che mettiamo è quello di innovare anche le procedure di lavoro tale da portarci a dei risparmi per gli utenti prima di tutto, e anche la possibilità di fare forte innovazione nei processi di produzione e nei servizi che rendiamo. L'introduzione di strumenti tecnologici è importante per accelerare sia i servizi e migliorare la qualità di quello che facciamo. Presentato questa mattina presso la sede del Consiglio regionale a Pescara il progetto Natural Therapy alle Cascate, iniziativa per bambini diversamente abili e le loro famiglie, in programma dal 21 al 24 giugno. Vediamo. Assessore, anche queste iniziative sono importanti per la valorizzazione dei nostri parchi e soprattutto in questo caso si parla anche di un progetto dalla grande valenza sociale. Innanzitutto i complimenti all'amministrazione di Borrello, dal sindaco, alla riserva di Borrello, in quanto prende un'iniziativa molto utile per il recupero dei disabili, quantomeno di mettere i disabili all'altezza delle persone normali, e con questo, dal secondo anno che fanno questa iniziativa, penso sia importante, come ho detto prima, che mettiamo in rete tutte le riserve della Regione Abruzzo, tutti i parchi della Regione Abruzzo che fanno le stesse iniziative, in modo che diamo la possibilità ai disabili di frequentare ruoli diversi, posti diversi. Un'iniziativa bellissima che fa coniugare la promozione delle nostre bellissime realtà, tipo questa di Borrello, che è una riserva straordinaria, con un'attività sociale che è quella della cura o l'accompagnamento al miglioramento di chi ha difetto della crescita evolutiva. E quindi ritengo che l'utilizzo di queste bellezze naturalistiche insieme agli animali che sono più propensi per questo tipo, sono più adatti per questo tipo di cura, queste iniziative che si fanno in questi 3-4 giorni sono veramente delle cose molto utili alla nostra regione, a chi ha bisogno in questo caso di politiche sociali adeguate. Un Abruzzo dovrebbe essere senza barriere. Su questo grande progetto, che io precedentemente da assessore mi sono molto battuto, ho lasciato ulteriori 4.900.000 euro, spero che al più presto vengano utilizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche finanziate dal Ministero, e soprattutto ho lasciato un patrimonio che è la rete delle riserve che già è sviluppato, che ha costruito un osservatorio e ha fatto una nuova legge, che è quella della 38, che dovrebbe essere approvata al più presto e mette nelle condizioni di unire tutte le riserve. Non è che si inizia oggi per la rete è partita 4 anni fa, oggi già sta all'avanguardia nel nostro Abruzzo, e secondo me bisogna sviluppare questo tipo di ragionamento al più presto per far crescere il sistema delle aree protette. A Scoppito è stato inaugurato un centro polifunzionale interparrocchiale moderno e funzionale a disposizione della collettività, realizzato anche con i fondi dell'8 per 1000. Vediamo.
È stato inaugurato dall'Arcivescovo Metropolita Monsignor Giuseppe Petrocchi il centro polifunzionale intitolato a San Domenico Savio nel territorio del comune di Scoppito, nella frazione di Collettara. Il nuovo complesso è stato realizzato grazie anche ai fondi dell'8x1000 della CEI. L'opera ha avuto un costo totale di 2 milioni di euro, dei quali circa 1,8 cofinanziati nel piano di assegnazione che la CEI distribuisce in favore della nuova edilizia di culto nelle diocesi del territorio italiano a sostegno delle attività pastorali nelle aree urbane in espansione. La struttura, progettata dall'architetto Giuseppe Tempesta, ha un'ampiezza di circa 900 metri quadrati e si colloca in una posizione territorialmente vantaggiosa. Provvederà così a soddisfare le esigenze pastorali delle parrocchie di Scoppito e tutte le frazioni aquilane limitrofe. Il centro, fortemente voluto da Monsignor Giuseppe Molinari e dal parroco Don Dino Ingrao, sarà un centro molto importante per il territorio, che si propone di essere un centro aggregativo rivolto soprattutto ai giovani, ma non solo. Un progetto molto importante ed ambizioso, quindi, che valorizza il territorio, dando sempre nuovi stimoli e possibilità ai giovani, creando molta aggregazione. A partire da dopodomani, 21 giugno, e per tutto il mese di luglio a Lanciano torna la manifestazione I Giovedì del Gusto. Vediamo. 16 ristoranti per altrettanti menù nella prossima edizione dei Giovedì del Gusto, manifestazione ideata dal compianto vice sindaco di Lanciano Pino Valente e riproposta dall'amministrazione Pupillo assieme a Taste of Lanciano, brand nato lo scorso anno. Per l'estate 2018 l'iniziativa che coinvolge il centro storico si presenta come la costellazione del gusto, poiché unisce in una tavolata ideale Corso Roma e via De Frentani, piazza Plebiscito e via Monte Maiella. I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dall'assessore al commercio Francesca Caporale e da Rossella Piccirilli di Taste of Lanciano. Ognuna delle 5 serate sarà contraddistinta da un tema. Si inizia il 21 giugno con il solstizio d'estate e la rievocazione della tradizione della cumparanza. Dress code il ramaietto con fiori di campo. Sì, Taste of Lanciano nasce lo scorso anno come brand per valorizzare e promuovere l'enogastronomia del nostro territorio, in particolare la ristorazione del centro storico. E lo scorso anno, con questo format collegato ai Giovedì del Gusto, quindi 5 serate a tema sviluppate con una cena sotto le stelle ed una tavolata unica che hanno collegato Corso Roma a Via dei Frentani, siamo riusciti ad avere i ristoranti sotto le stelle naturalmente, con il tutto esaurito. Abbiamo fatto per ogni sera da 800 a 1000 coperti e non bastavano per esaudire le richieste. Quindi quest'anno abbiamo voluto riproporre questo format ed il primo dei temi sarà hashtag Taste of Lanciano solstizio d'estate. I Giovedì del Gusto proseguono anche ad agosto con la musica in piazza Plebiscito e con gli agriturismi in piazza Pace. Tre le date, 2, 9 e 16 agosto. E apriamo adesso la pagina dello sport, perché tra pochi giorni si esaurirà il valzer delle panchine in Serie B. Lo scorso anno ai nastri di partenza erano 4 gli allenatori abruzzesi, ma le cose sembrano cambiare purtroppo in peggio, almeno per il momento, con il solo Fabio Grosso che sarà l'allenatore dell'Hellas Verona, mentre Massimo Oddo è in corsa per la panchina del Foggia. Ci fa il riassunto Andrea Costantini. Si sta assottigliando la truppa di allenatori abruzzesi nel campionato di Serie B. Il valzer delle panchine è in corso, ma un primo trend è possibile delinearlo. Lo scorso anno in aste di partenza vi erano Roberto D'Aversa a Parma, Fabio Grosso a Bari, Andrea Camplone a Cesena, Vincenzo Vivarini ad Empoli. La stagione si è interrotta anzitempo per Camplone, sollevato dall'incarico a Cesena già a fine settembre, dopo 7 giornate. Per Vivarini l'esperienza in Toscana si è conclusa a dicembre, a 2 giornate dalla fine del girone di andata. Stagione importante con finale da favola per Roberto D'Aversa, che ha centrato una promozione diretta all'ultimo minuto dell'ultima giornata con il Parma. Stagione intera e logorante per il debuttante Fabio Grosso, la cui cavalcata verso la Serie A si è interrotta al primo turno dei playoff, complici anche i problemi di natura societaria del Bari. Al bilancio di fine anno degli allenatori abruzzesi va aggiunta la parentesi a Pescara dell'Infantiupay Massimo Epifani, che ha avuto l'onere e l'onore di avvicendare Zeman, esperienza durata solo un mese, quello di marzo, e 5 partite, con un punto
punto, prima di un'altra virata verso Bepi Pillon. Ora da Versa nella massima serie può raggiungere i suoi conterranei Marco Giampaolo, confermato sulla panchina della Sampdoria. Nei mesi scorsi si parlava di lui come di erede di Sarri a Napoli, ed Eusebio Di Francesco, che nelle ultime ore ha prolungato fino al 2020 l'accordo con la Roma dopo aver portato i giallorossi in semifinale di Champions. Chi è pronto a rituffarsi in una nuova panchina in cadetteria è proprio Fabio Grosso. L'allenatore pescarese ha appena risolto il contratto che lo legava al Bari fino a giugno 2019 ed ora potrà sedersi sulla panchina dell'appena retrocesso Verona, che si è appena assicurato anche l'attaccante Sissé, anche lui proveniente dal Bari. Al momento restano fermi, in attesa di proposte ufficiali, Camplone e Vivarini, e in attesa di sviluppi Massimo Oddo, reduce dalla poco fortunata esperienza a Udine. È stato accostato allo Spezia, ma il neo DS Angelozzi sta accelerando per un ex tecnico biancazzurro come Pasquale Marino. Oddo resta in corsa per la panchina del Foggia, lasciata libera da un altro ex biancazzurro come Giovanni Stroppa, diretto verso Crotone, ma per la panchina dei Satanelli è testa a testa con Ivan Juric. In Serie C invece fumata grigia nella trattativa per la società tra Campitelli e Candeloro. Non c'è stato l'aggiornamento delle parti che era previsto per ieri, adesso fare mercato per la società biancorossa diventa molto più complicato. Giornata di stallo quella di ieri per il Teramo, le trattative con il patrone del Francavilla Gilberto Candeloro sembrano andare verso un vicolo cieco, nessun contatto come invece era nelle previsioni tra i due presidenti, che dunque per il momento restano fermi sulle posizioni con cui si erano salutati al termine della scorsa settimana. Questo di conseguenza fa propendere l'ago della bilancia verso un esito niente affatto positivo della vicenda per l'allargamento della base societaria, anche perché in questo frangente Candeloro è concentrato sul mercato del Francavilla e sul rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di Paolo Rachini per la stagione che verrà. Ma la fumata grigia potrebbe cambiare colore in settimana, quando è comunque previsto un ulteriore aggiornamento tra le parti per arrivare ad una conclusione positiva o negativa della vicenda. Da quel momento in avanti infatti Campitelli saprà se il Teramo potrà contare su forze fresche da investire per il mercato biancorosso o se, come più probabile, continuare nella linea di spending review che era stata tracciata al termine del campionato appena andato agli archivi. Con questa seconda ipotesi, infatti, tornerebbero in auge i sacrifici di Nabil Caidi, il cui procuratore ha esplicitamente ammesso che ci sono possibilità altrove, e quello di Stefano Madio, tornato a Teramo per attaccamento alla maglia e che adesso sembra uno degli indiziati a fare le valigie per non appesantire ulteriormente il bilancio del Diavolo. Ancora non ci sono stati gli incontri con i rispettivi procuratori Alberto Bergossi e Carlo Di Renzo, ma a giorni la dirigenza dovrebbe convocarli per definire con loro la strategia per due addii molto pesanti prima di trovare i relativi sostituti. Abbiamo parlato del Francavilla, il neo allenatore del Francavilla Paolo Rachini parla dei primi arrivi in casa giallorossa dopo i rinnovi di Banegas e Palumbo. Davanti arriverà anche un altro attaccante di categoria. L'obiettivo per il tecnico è migliorare il piazzamento della scorsa stagione, lo ascoltiamo. Paolo Rachini, allora, il Francavilla in questo momento è in vacanza, però si sta già muovendo sul mercato. Che ne pensi dei primi arrivi in casa giallorossa? Che te ne pare? Ci stiamo muovendo molto bene sul mercato, abbiamo pensato soprattutto a riconfermare quei 3-4 ragazzi dello scorso anno, quindi parlo di Palumbo, di Banegas, di Babba, giocatori importanti, Milizia, lo stesso Spacca, e poi ci stiamo muovendo per fare una statura forte, quindi abbiamo preso due difensori di categoria molto validi e adesso abbiamo altre operazioni da fare sia a metà campo che in avanti. Infatti, ti aspetti che Claudio Cafiero, insomma, ripeta quello che ha fatto l'anno scorso al Lago e ha fatto un grande campionato? A Cafiero è un grande giocatore, è normale, è nell'età, la maturità quella giusta, e quindi deve fare bene anche quest'anno, questo è fuori discussione. Secondo te il Francavilla come può assestarsi in questo campionato? Non so se hai visto anche le altre come si stanno muovendo, per esempio la Vastese che ha appena preso Napolano ha confermato Fiore, l'Avezzano che ha confermato tanti giocatori, il Pinedo che comunque si muoverà sempre attraverso molti che arriveranno tramite Pescara, ecco, le altre abruzzesi come le vedi? Ma tutte bene, tutte squadre attrezzate come lo erano lo scorso anno. Il Pinedo viene da una finale, quindi rifarà un campionato importante. L'Avezzano sta cercando di riconfermare in blocco la squadra dello scorso anno, quindi rifarà bene sicuramente. E noi ovviamente vogliamo cercare di fare meglio dello scorso anno. Comunque l'anno scorso il Francavilla ha fatto 56 punti, si è classificato al sesto posto, quindi l'obiettivo è quello di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno.
Ti posso chiedere che cosa ne pensi di questa eventuale trattativa che c'è tra il presidente del Francavilla Gilberto Candeloro e il Teramo, che si sta sviluppando, almeno così dicono i rumors in questi ultimi giorni. Te da allenatore del Francavilla che ne pensi? Ma io sinceramente di questo non voglio parlare, nel senso che queste sono cose del presidente. Io con il presidente posso dire solamente che è una persona squisita, parliamo di mercato, ci vediamo giornalmente, quindi posso parlare solo di questo. Poi di quello che sta succedendo al di fuori del Francavilla sinceramente a me non interessa, però sicuramente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Non ti chiedo di farmi il nome, ma almeno il ruolo, dove ci dobbiamo aspettare il colpo del Francavilla da qua in avanti? Ma il Francavilla sta cercando di fare operazioni importanti davanti, anche perché là dietro penso che ci siamo mossi bene. Bisogna vedere a centrocampo, perché bisogna parlare con Di Cecco, che è un altro giocatore importante che può fare ancora bene. E davanti vogliamo prendere attaccanti di categoria, che comunque di spessore, e quindi stiamo trattando quel tipo di giocatori. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale con la seconda edizione alle ore 19. Poi questa sera alle 21 l'appuntamento con l'appello del candidato speciale ballottaggio faccia a faccia tra i due candidati sindaco al comune di Teramo, Giandonato Morra e Gianguido D'Alberto. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.